Maison 00. Sì, la prima domanda da fare è perché 00, magari 01, visto che sei portiere. Ma la domanda deve fare a moglie perché hanno scelto tutto loro. Io qui sono ospite, quindi è tutta una loro invenzione. Mi piaceva il nome, poi ci si fa spiegare dopo. Allora, intanto Luca si sta organizzando per quello che sarà il dopocalcio, perché insomma qui nascono tante attività imprenditoriali, prima il ristorante, poi un bel po' di vestiti, un bel negozio. Terzo passo alla lavanderia perché al ristorante ci si macchiano vestiti che vende rene e quindi terzo negozio alla lavanderia, ci ho pensato. No, mi ha dato un'idea, sarebbe un modo per risparmiare, visto che si spende di lavanderia fra ristorante e altre cose. Bah, vedremo, insomma, intanto questa è, ti ripeto, è una cosa che hanno fatto mia moglie e mia cognata, è una cosa esclusivamente loro che si gestiscono, io non ci metto bocca, anche perché io di vestiti, insomma, non sono proprio la persona adatta. Allora, partiamo intanto da quello che più ci interessa. Il nostro è un viaggio nella Livornesità. Ci racconti per te innanzitutto dove parte la tua più grande Livornesità nella famiglia, in che cosa? È chiaro che per me parte tutto dalla famiglia. Sono nato comunque in una famiglia di persone semplici, di gente che si è sempre alzata per andare a lavorare, quindi gli insegnamenti credo della Livornesità partano soprattutto e innanzitutto da quello. La Livornesità più grande per me sta nel fatto che quando mi parlano della mia città, per me è la città più bella del mondo, quindi io non ho sicuramente mai preso in considerazione il fatto di andare via da questa città che, ti ripeto, per me è il massimo della vita, di tutto quello che posso avere ogni giorno. E infatti anche le cose che abbiamo fatto a sta calcistica sicuramente l'abbiamo fatto e le faremo comunque in questa città, perché è la nostra città. Essere livornesi, abbiamo già detto con qualche livornese illustre, può essere un valore aggiunto, però può essere anche un qualcosa che ti trattiene, ti impedisce di spiccare il volo, no? Questo voler sempre e comunque tornare a casa, questa nostalgia che ti taglia a fette quando sei fuori, te l'avverti questa sensazione di essere un po' prigioniero di questo amore per la nostra città. Beh, sì, è la verità, a me è capitato di star fuori da casa, tuttora sto fuori da casa e anche quando sono andato in città che sicuramente offrono tante cose, diciamo che dopo un paio di settimane la lontananza si sente. È sempre stato nella storia un po' di noi livornesi, effettivamente. Il fatto di dover tornare sempre a casa, non qualcosa che ti trattiene, secondo me è proprio quell'appartenenza che in altri posti non si dimostra. È chiaro che in ambito lavorativo è qualcosa che a volte effettivamente può anche frenare, nel senso un livornese quando ha un'opportunità fuori da casa magari non ci pensa 10 volte, ce ne pensa 100 e poi magari non ne fa di niente. Luca, il sentimento che ha vissuto lo scorso anno di questi tempi, giugno 2015 e giugno 2016. Beh, sono due sentimenti brutti, questo forse lo è, in questo momento sicuramente lo è un po' di più. L'anno scorso di questi tempi si parlava di fare una recessione con Livorno, quindi sicuramente dal mio punto di vista non era un buon momento, però comunque avevamo lasciato una squadra che non aveva centrato un obiettivo, però c'era una squadra. E ora si parla di una situazione ben diversa dove bisogna ricostruire. Dal mio punto di vista, chiaramente, parlando lavorativamente, sicuramente un momento migliore rispetto a quello dello scorso anno, però poi in questo momento, quando tutto si ferma e si diventa tifosi, si pensa che è un momento un po' più difficile. Quando è che hai capito che saresti diventato un giocatore di alto livello, un giocatore professionista? C'è un giorno in cui ti alzi la mattina oppure magari alla fine di una partita che fai da ragazzino e dici sì, questa è la mia strada, ma non per vocazione ma anche perché ho la possibilità di farlo perché sono bravino, diciamo così. Ma senti, io ti dico la verità, l'aspirazione e il pensiero di farlo l'ho sempre avuto. Credo che forse l'ultimo anno del settore giovanile
quando effettivamente ho cominciato poi a allenarmi con la prima squadra, a quei tempi c'era Iaconi, quindi insomma si parla di un po' di tempo fa. Quell'anno penso di aver cominciato a dire va bene, è quello che voglio fare e è quello che farò. Poi quando ho smesso di andare a scuola e la mia mamma mi ha detto vada decidi, allora lì ho detto allora lo devo fare per forza, se no son botte da Orbi tutti i giorni. Se tu non avessi fatto il calciatore, come ti saresti visto oggi, alla soglia dei 30 anni o poco più, a fare che? Avrei fatto, se me lo chiedi ora, avrei fatto il politico forse. No, non lo so, non ho mai visto, non mi sono mai visto da quando ero ragazzo fuori dalla dimensione del calcio. Forse chiaramente ci sto pensando un po' di più adesso che arrivai a 32 anni, comunque insomma non è che c'ho tantissimo. Probabilmente avrei cercato il modo comunque per dare nel mio piccolo una mano alla città, insomma in qualche modo, però non lo so, da piccino devo fare benzinaio, però insomma non è che avrei dato una grossa mano. Più politica, insomma ci sei arrivato tu, una città che sta insomma soffrendo molto, uno su tutti la battuta di Virzì dove si diceva che questa città è malata, il sindaco si è un po' risentito, come si vive anche vista da fuori, insomma te quest'anno l'hai vista da fuori? La battuta di Virzì è una battuta fino a un certo punto, cioè, è chiaro che Livorno non è una città che passa un momento positivo, il sindaco si può anche risentire, però insomma Il momento è quello che è. Io penso che più che risentirsi bisognerebbe cercare, evitando finalmente di stare sempre a parlare di quello che è successo prima, di guardare un po' al futuro e di cercare di trovare delle soluzioni che altrimenti ci portano sicuramente verso una deriva, perché in questo momento è una città obiettivamente ferma. E ora è iniziata l'estate, quindi ci sono 4 mesi di nulla, tempo permettendo, ma poi i problemi torneranno e quando tornano bisogna trovare persone che ne sanno parlare e che cercheranno di risolverli. Io in questo momento non vedo francamente niente di tutto questo. Ti abbiamo conosciuto veramente ragazzino, credo che tu fossi in panchina a quella bellissima partita Livorno-Fiorentina del 1° maggio del 2004, quel 2-0 che un po' ci aprì la porta per la Serie A. Poi sei diventato il leader dello spogliatoio, no? Perché tu hai detto, io sono cominciato ad allenarmi con il Livorno ai tempi di Iaconi. Ora, a parte il discorso Woz, che per me poteva essere sicuramente un babbo ai tempi, e da babbo con me si è comportato. Però c'era una serie di personaggi che sono circolati per Livorno e chiaramente ti hanno fatto vedere il calcio sotto un'altra prospettiva. Non era solo un gioco, ma era comunque una palestra. E io mi ricordo vari personaggi, potevano essere Roberto Tancredi, ma mi ricordo il primo gruppo con cui sono stato in ritiro, c'erano Michele Gè, lasciando perdere Igor, che se no si va nella banalità, ma c'erano personaggi come Michele Gè, Piovani, e tutte persone che hanno vissuto il calcio in un determinato modo. E io ho avuto la fortuna di entrare presto nella prima squadra e comunque di conoscerli un po' tutti quei ragazzi lì. E io penso che sia l'unico modo per fare il calcio, non un modo, ma l'unico modo per fare il calciatore e nel frattempo dimostrare alle persone che comunque sei un uomo vicino a determinate problematiche, sei un uomo che comunque si deve sempre integrare nella città in cui gioca. Però io ringrazio quelle persone, ho sempre ringraziate, addirittura il primo ritiro che ho avuto, lo screzio più importante l'ho avuto con Igor Comprotti, che ancora oggi quando lo vedo me lo ricorda. E probabilmente qualcosa mi ha insegnato, insomma. Qualcuno ha pensato che dentro lo spogliatoio di quest'anno potresti essere stata una presenza importante, forse troppo importante, forse troppo importante per la personalità di Cristian Panucci. Io francamente a parole col mister non mi sono lasciato bene. Poi se dentro di lui pensasse che magari era meglio aver qualcun altro che o Luca, che magari ogni tanto rompe un po' le scatole e dice quello che pensa, non lo so. Non so se sia stato un discorso solo di Panucci. Il mio problema dell'anno scorso e dell'allontanamento poi da Livorno risale a qualche discussione in più col presidente, che dal mio punto di vista dopo 15 anni insomma ci possano anche stare. Io sarò sempre grato a
al presidente, però in 15 anni penso di averci discusso due volte, penso che ci possa stare, però forse in quel momento si voleva staccare un attimo e pensare a rifondare qualcosa. È chiaro che insomma i risultati non è che le abbiano dato tanto ragione. L'ultima domanda, la più banale, la miglior parata che hai fatto, rispondimi pure la prossima. Ma io senti, sicuramente non sarà la parata più bella, però io il ricordo della prima parata che ho è quella a playoff contro il Grosseto su una punizione di Corma, ma perché probabilmente era la parata che sognavo di fare in quel momento, quindi io comunque leggo sempre i ricordi più belli a quello che è stato il momento magari più importante nel Livorno, e quello per me è stato sicuramente un momento importante. Allora ti aspettiamo con la lavanderia? No, con la lavanderia non credo, non è una cosa che mi piace, però qualcosa potete aspettarmi.